Ragazzi, partiamo e andiamo di ritorno dalla High Tech Zone, ok? Così vediamo un po' la differenza dalla bidonville che vivo io alla città dove vivono i ricchi e gli stranieri fortunati, come tanti professori, eccetera, eccetera. Gli stranieri fortunati. Io sono lo sfortunato di turno e vivo nella zona più brutta della città. Ma come vedete qua non è tutto schifo. Ci sono delle zone veramente impressionanti a livello di tecnologia, di pulizia e anche di bellezza, perché è piacevole tutto questo. Questi bei giardini, questi palazzi comunque particolari, questi sono anche tutti colorati. Bene, adesso so che Gini non è solo brutta, ma è anche magnifica. Interessante sta cosa. Peccato che mia madame ha cacciato dalla ciclabile, ma si può anche chiudere un occhio. Qua c'è un tempio tipo strano, un locale a forma di tempio, molto interessante. Sembra un club, adesso vediamo, c'è un golf club, possibile. Qua vediamo guardate là a sinistra, che bello, ok, andiamo avanti, seguiamo le indicazioni, sorpassiamo il ponte tutto colorato. Che spettacolo, ragazzi! Guardate che strada qua nella zona. Probabilmente una zona anche da dispiace per Jinin National High Tech Zone. E questa zona qua è bella. Lì c'è qualcosa. Stanno facendo dei canti. Canticchiando, lì c'è un bel ponte con le lucette, è proprio una bella zona da visitare qua. Io non ci arriverò mai, però adesso sì, adesso si vede la bellezza qua. Non sapevo che era così bella, caspita. È proprio io che sono sfortunato e vivo nella zona schifosa. Adesso devo andare a sinistra. Ok, oltrepassato il semaforo e poi si torna verso Jinin vecchia. Jinin vecchia. Mezz'oretta dovrei arrivare a Jinin vecchia. Si vedono parecchie belle, cioè tutta un'altra città. La stessa città si cambia solo il quartiere, no? Noi stiamo in Renzhen, che probabilmente a questo punto Renzhen è più schifoso. Poi c'è quello di Taibai Hu. Poi ce n'è un altro che non mi ricordo più e questo è Lake Tech Zone, che probabilmente è il più bello, il più curato, il display della città. Questa è la città, allora qua si vede che questa è la città al sesto posto più ricca dello Shandong. Qua si vede, nella mia zona no, nella mia zona sembra una bidonville. Peccato, perché se avessi avuto un ristorante qua e avessi abitato qua, vedi, avere sempre il partner che non capisce niente, no? E che fa tutto male. Guarda che roba, guarda che panorama lì sulla destra, tutte queste case con i super lucioni. Qua c'è il parco, il fiume,
molto bella questa roba. Oh. Questa zona qua è spettacolo. Asian place. Asian place. Pulita. Gente normale. Vedete, non come nella mia zona, che sono tutti ubriaconi che urlano come delle aquile. Molto molto bene. Io ho già trovato la strada del ritorno, comunque. Volevo fare una foto lì, se mi permettete. La bella impressione che mi ha fatto, però penso di venire ancora qua, sapete? Magari fosse tutta così sta città. Fermo un attimo il video, ne ricomincio un altro. Perciò questa è la fine della parte 1 da Capitan Sventura. Il prossimo video parte 2 fra poco. Devo fare una foto, che è bellissima. Ciao ciao, iscrivetevi.